Adesso vedremo subito il tempo del numero 439. Eccolo. 52.705. Sicilia che scappa via, già un secondo e quattro di vantaggio su Simone Firenze. Vediamo se il Diavolo riesce a reagire ad accorciare la distanza sul primo. Sembra che stia recuperando qualcosina Firenze, portandosi dietro tra l'altro Bule e Renard. Intanto Bule è ripartito, va a caccia dall'ultima posizione, non ci sta lo spagnolo. Sarà durissimo però per lui. Siamo curiosi di vedere i tempi al secondo giro. Cincini ancora al comando. 45.935. Vediamo se riesce a difendersi alla curva al bar. Chiude bene la porta. Lo sta puntando in tutti i modi. Provengole con il numero 499. Ricordiamo Firenze 410, comando sempre Ivan Pina Cincinia. Intanto guadagna la posizione, molla. Intanto, attenzione Guglia, vicinissimo Simone Firenze. Seguitori, adesso non più campeggiati da Firenze ma da Flavien Goulet, autore veramente di un sorpasso spettacolare all'esterno. E secondo me Firenze non ci sta. No, non ci sta il Diavolo, non ci sta, andrà all'attacco e intanto Pino Cincinio se ne va. A lui non interessa quello che succede dietro. Vediamo il tempo su questo giro. Senza avversari finora, seguito da Flavien Goulet con il 499, 410, poi il Simone Firenze, 441, Jason Renard e poi Luca Schvoll. E ormai dovremmo esserci, la bandiera a scacchi è pronta, infatti eccola qua che sventola per Ivan Pina Cincinia. Secondo Flavien Goulet. Tutto ok, sui motori, Meazzo Petti, Gallo, la prima fila, attenzione, grande partenza di Fontana che si infila addirittura in seconda. Eccolo qua, poi Gallo, Zoppetti, Fontana, via tutti gli altri. Molli, Van der Putten e Kamai Stam. Anche in questo caso David Mea sembra avere qualcosa di più, ha già preso un discreto vantaggio su due piloti come Zoppetti e Gallo, che tra l'altro qua si trovano alla grandissima, visto che l'esperienza che hanno sia nel rallycross che in autocross qui. Beh, diciamo che qua qualche gara l'hanno fatta tutti e due, quindi la pista la conoscono, ma sembra che Davide Berta poco importa questa cosa. Con Gallo e Zoppetti che sono lì vicini ma non riescono a toccarlo. Poi Fontana con il 420, Loic Baldi con il 428, Chantal Van der Putten, il 485 per Karl-Heinz Damm. Bravo anche il nostro Fontana che resiste al quarto posto con il suo K3.
Ottima prova anche per lui. Prima gara in assoluto con il K3. Prima gara in assoluto con il K3. È arrivato il kart direttamente dalla Francia, quindi... secondo posto. E Zoppetti prova, tallona da vicinissimo Marcello Gava al culo del bar, escono praticamente appaiati ma non ce la fa, vediamo se incrocia le linee del torrente centrale e ancora Zoppetti che ci prova, non ce la fa, attenzione, problema per me, passa la gara, sta fumando, incredibile colpo di scena. A questo punto abbiamo Gallo Zoppetti, Mea è riuscito a mantenere la terza posizione ma per poco, non ce la fa, non ce la fa, non ce la fa. Se possibile ancora più arrembante Zoppetti che sente vicina la prima posizione, tanto contatto, si gira la scelta e la tornante del bar, adesso dovrà riuscire a ripartire, speriamo ce la faccia perché è una posizione veramente brutta. Fontana in terza posizione, deve difendersi dagli attacchi dal Ross Cross di Mulli, bella lotta anche per la terza posizione, tanto sembra che Marcello abbia preso un piccolo vantaggio. Se n'è andato, stiamo assistendo a dei sorpassi fantastici, grande vantaggio già accumulato da Zoppetti, ecco fratelli di Marcello Gallo che è uscito un po' scomposto dal dosso, probabilmente qualche centesimo l'ha perso. Tobi Alders 406, Alain Feller, partenza buona adesso, attenzione, tira mani in centro, andiamo a vedere chi riuscirà a girare per primo. Seconda posizione per Tiramali, Maraita in terza, Fotogna in quarta. Seguono Pini, Albers e Faller adesso che infila Tobi Albers. Che irrita il favore al tornante centrale. Intanto, partenza regolare. Adesso è il momento di vedere quali saranno i primi distacchi dopo un giro con Bourdain. Dopo il secondo giro passato davanti Tiramani, attenzione, Tiramani è passato, Tiramani al comando, preziosissima in questa hit per lui. Vediamo sul rettilineo d'arrivo,
Conconigliani all'uscita dell'ultima curva prova a affiancarsi a Bordet, ma non ce la fa a contattarsi.
Lago. Gulli davanti, ma Firenze subito cerca di riguadagnare posizione. Passa anche Toby Albers. E intanto ancora sì, l'errore di Pina Cinciglia nella prova centrale. Allora andiamo a vedere la classifica dopo il primo giro. Flavien Goulet, Simone Firenze al mezzo Yeah.
passa indenne Dama. Quindi dicevamo che Milan doveva recuperare, l'ha fatto la prima curva. Beh, potrei dire chapeau. In questo caso assolutamente sì. Anzi, mi sembra che abbia già preso Pietri, anche ha salutato la compagnia. Vediamo, passa adesso sotto il traguardo per primo. 1-0-0-0-0-9. Attenzione, che Boldi sbaglia e si fa passare da Devi Beat, che è su
adesso però sullo lungo sembra poter guadagnare qualcosa al francese. Deve stringere tutti i buchi, no? Ma dietro sono tutti incarogniti. Che gara, ragazzi! Zoppetti cerca in tutti i modi di difendersi dagli assalti del francese. Trovare il cartuccio giusto, potrebbe approfittarne Bolli, vai Mirko. Andiamo a vedere la staccata di curva 1, Meat si prova a far vedere negli specchi, prova a allargarsi, tenta di che questa base della Inter sembra non aver problemi. Attenzione al pilota spagnolo, intanto Meat appoggia all'interno, adesso diventa esterno, Zoppetti, tienilo lì che non passa, grande Gabriele Zoppetti, va in uscita a Meat, all'esterno non si può passare, Zoppetti ancora davanti. Che gara che sta facendo l'altro Gabriele Zoppetti, tenere dietro Meat non è per niente facile, ma lui ce la sta facendo finora. Intanto mi sembra molto fermo, questo potrebbe... attenzione, intanto Meat sullo allungo in uscita dal curvone, riesce a superare. E cerca di riprendersi la prima posizione, sarà difficile perché Meat ne ha veramente tanto, ha già preso un buon distacco. Solo la finale a Bolle Russa, nuova pista spagnola. Lo vediamo proprio all'interno del tracciato, mani sul casco, si era addirittura inginocchiato. Vediamo se riesce a mantenere la seconda posizione. Intanto Linnea va a vincere, Zoppe secondo, Bolli terzo, Gallo quarto, Fontana quinto. Attenzione, rimane piantato Schwumbol, Firenze e Culé là davanti, si giocano la prima posizione, arrivano fianco a fianco. Ciao. Soprattutto a Pina Cincilla che vuole recuperare posizioni importanti dopo una brutta seconda race. Attenzione al tiro nero dello spagnolo perché andrà in caccia della prima posizione, sicuramente un cliente durissimo per chiunque da tenere dietro, sicuramente ci proverà fino alla fine. Tanto andiamo a vedere il tempo di Firenze al primo giro, 55.622. Thank you.
dire i tempi. Primo giro, eccoli. Attenzione alle gare. Si può concedergli niente, infatti si affianca già, riesce a mantenerlo dietro ancora. Ah, bandiera gialla, Valentin Conda con l'anteriore sinistra di Venta, ma è largo, non dà fastidio a nessuno. Attenzione, là davanti la sfida è tra Tiramani e Fauconier. Italia versus Francia. Tiramani che ha compiuto il primo giro in 56.428, ma poi ha fatto compiuto un grandissimo sorpasso. Adesso vediamo il distacco. Attenzione a me,
Antoni qui al centro gruppo. Attenzione perché ricordiamo che la quinta posizione è quella ultima.
lanciato come una fionda, ha girato per primo e addirittura ha preso qualche metro. Piuttosto nettamente a questo punto, la Vengule, Zuppetti è esattamente secondo, va Vignacini.
lo spagnolo che si fa sotto al nostro Zoppetti nazionale per la seconda posizione. Non bisogna sbagliare niente, perché lo spagnolo ti infila. Problema tantissimo in questa sezione mista, adesso vedremo nella parte più veloce del percorso. Tanto grande battaglia dal quarto posto in giù tra Schwab e Bourdain, indisturbato davanti a tutti. Sembra volerlo sorpassare, vediamo qua la curva del bar, è ancora lì, tocca dire, va posteriore, dopo la centrale croce deve venire, sfocce per l'interno, non ce la fa, Rianzi difende con i denti, Bourdain all'esterno, prova a passare sul salto, Lucas Vole ce la fa, ma attenzione i tre, c'è Bagara, Lucas Vole prova tutto all'esterno, incrocio. Maggiora, questo prende fuoco.